abbiamo anche il piacere di avere con noi un ospite graditissimo. Proprio così, Sara, è un ricercatore argentino che collabora con l'Università della Svizzera Italiana e qui in Ticino sta svolgendo uno studio sulle modalità di comunicazione delle aziende globalizzate. Ha accettato di essere qui con noi e di condividere il palco assieme alla giuria e agli imprenditori. Allora io vi invito a fare un applauso al dottor Roberto Rodriguez. Opala, sta a posto. Dottor Rodriguez, prima è un po' pericoloso. Infatti siamo attenti anche noi. Se... Dovevi aiutare anche lui. Non c'era un gradito, no? Era un po' troppo alto. Senta, prima di farla accomodare, proprio vorrei chiederle subito come è iniziata la sua collaborazione con l'Ateneo della Svizzera Italiana. È stato un incontro. Cioè, oggi... è piccolo, no? Con tutta la tecnologia, così che... Allora, cioè internet, no? All'inizio era un incontro virtuale, diciamo che... Poi con il tempo c'è stato la... Cioè, poi ci siamo visti, come... Insomma, è tutta una fase così, diciamo, di bella, no? In fondo era molto... Una bella esperienza. Sì. Va bene, avremo modo di continuare. È da pochi mesi che è in Ticino, sì. Quindi è da pochi mesi che è in Ticino. No, quindi... ma ho fatto, è andata e ritorno tante volte, solo che a volte con c'è la... tutta la, no? C'è, ma la capiamo sì. Benissimo. Prego, prego, prenda pure posto. Sì. Bravo. In questi campi. Per ultimo posso dire che degli investimenti che vanno dai 50 ai 150 milioni perché sono farmaci di nicchia, dove quindi il fatto che un paziente scelga di affidarsi alle cure riabilitative della clinica lavoriamo un materiale che è flessibile, di conseguenza dall'economia ticinese si parla spesso di finanza. Approfitto per fare una domanda, insomma, in Argentina esiste un premio analogo a questo? Un premio simile, più o meno. No, perché cioè c'è un premio che si fa, non è come, perché qui è l'imprenditore. In Argentina? No, c'è un'altra, anche perché c'è qui... C'è un altro che ha a che fare con le imprese, no? Non con i club, non c'entrano niente. No? Non c'entrano. No. C'è è un premio per le... così, per la... Cioè, però non è non come... È simile. No. Grazie. Ma c'è una giuria? Eh? Chi lo sceglie? C'è una giuria come la nostra? No. No, nel senso... Cioè, c'è una... Perché è tutta una... con l'informatica, no? Che cioè uno riesce a fare, cioè a valutare, diciamo, non sono le persone che c'è un sistema che va a guardare un po' come allora con quello riescono così a misurare la cioè dal punto di vista, certo, quindi si sfrutta la comunicazione, insomma, come per eliminare un po' la... Abbiamo visto le schede delle prime tre aziende finaliste. Ecco, lei che conosce il mondo della comunicazione, come valuta il modo di comunicare verso l'esterno, intendiamo, delle imprese, delle aziende ticinesi? Di comunicare verso l'esterno, sia... Sì. No, perché noi... l'Argentina, tutta questa... usa il... ognuno ha un forte, no, dell'Argentina con tutta la storia del tango, non so se il tango che allora uno punta sulla così sul non inteso
con sulle non erotismo così. No, 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 ma nel senso metaforico. Sì, sì. No, io dico solo una cosa importante per quanto, perché noi con quello attiriamo un po' la Svizzera, un piccolo difetto così, che ha un'immagine di precisione. No? Allora, siamo un po' freddini. No, perché no. Uno dice, sai, se uno deve due centimetri, no, perché lì ti dicono due centimetri, noi diciamo due centimetri fa niente, no, no, per dire, no, che tanto due centimetri non è che cambia, noi, no, no, dipende poi in cosa, no, certo, però esatto. Uno fa quando fa, come si chiama, cioè quello dietro, l'accoplato, no? Certo, uno fa un quello, allora non le dai, non le dici fammi tu un tir le dico noi, cioè chiaro, noi le diamo almeno la misura del ponte, dico se non passi sotto no, perché uno poi lì ci può giocare due centimetri, non è che cambia tanto, no? Allora la Svizzera un po' questo deve un po' imparare a cercare, non dare l'immagine che lì si lavora così, no, che è lavorare comunque tutti, cioè per carità, però sempre due centimetri lascia perdere, che... no, per... grazie, si capisce, no? Grazie mille. Grazie dottor Rodriguez. Il nostro ospite, il dottor Rodriguez, ha espresso il desiderio di potersi rivolgere agli imprenditori qui in sala. Prego dottore, prego, prego. Si può qua. Ho scritto una... È scritto tutto in italiano, l'ho fatto io comunque. Ha bisogno? Ah. Scusate. No, ho scritto. Va bene? Sì, sì, sì. No, devo tenere qualcosa. No, tanto. No, io ho scritto una cosa che così avevo immaginato. Del. Aspetti che l'hai. No, tanto, sì. No, perché ho dimenticato di mettere i numeri, no? No, ma tanto. No, me lo so a memoria. No, me lo so a memoria, me lo so a memoria. Tanto lo... No, lo so a memoria perché tanto l'ho scritto io. Allora. Prima comunque mi piace sempre dire una frase di questo grande un imprenditore, no? Che questo molto conosciuto, molto era ticinese ma che viveva in Argentina. Questo imprenditore che si chiamava bravissimo, no? Molto conosciuto. No. Sì, vabbè, poi... No, nato... No, adesso ci arrivo perché... Nato... Cioè, lui... Anche morto, perché poi... No, perché non mi ricordo... Non mi ricordo la data, cioè non si sa quando. Niente. Non si sa bene. No, si sa, io non lo so adesso. Non lo... Lui comunque nasce prima, parliamo sempre prima del. No, dopo. No, adesso non mi ricordo perché l'ho scritto io, comunque nasce dopo, non mi ricordo bene dopo cosa, ma... Andiamo dopo. No, era un periodo importante, viene da una famiglia comunque, da una famiglia di imprenditori, no? Che le dicono, che le incentivi, cioè no, che le dicono, lo stimolano, no? A fare questa cosa.
O forse no, forse viene da una famiglia del tutto che, cioè che faceva tutt'altro, no? Che, insomma, non che, anzi, che le dicevano non fare quello, quel mestiere è duro, guarda che cosa fai qua e poi vai a fare un altro lavoro, come... O una vita di mezzo, cioè nel senso, no, no, che le dicevano non farlo o fallo, come vuoi tu, fallo, cioè fai quello che vuoi. Bene. Prima di fare questo prossimo passo di questa serata così particolare, vorrei rivolgere alcune parole a tutti voi, infatti a tutti voi, perché siete qua, com'è? Ed in particolar modo anche ai partecipanti del concorso del miglior imprenditore, si dice così. Ogni volta che ci troviamo in una gara, sia come concorrente che come pubblico, alla fine possiamo individuare i vinti e i vincitori, no? A meno che pareggino tutti, ma è sempre difficile. Boh, a me non è mai capitato di vedere. Io la chiamo legge della causalità, una causa, no, una. Quando si gareggia nel settore dell'imprenditoria, a certi livelli, come anche ad altri forse, non lo so, però a certi livelli, che si sa che ogni concorrente ha delle ottime qualità e probabilità di vincere. E quindi la forza e la precisione dettata dalla propria professionalità si trova con altre componenti che fanno sì che uno dei partecipanti alla gara sia finalmente il vincitore. Bene, oggi, per quello che ho sentito, per quello che ho capito, o forse non ho capito niente, però adesso, no, forse adesso quando lo dico mi dite, no, non è così, però. Oh. Bene, oggi ci sarà un vincitore, ma non per questo si può parlare di una vera e propria gara. Possiamo sempre argomentare su chi tra Nadal e Federer, al di là degli ultimi tempi, no? Quale sia il vero numero uno. Cioè, quello che è difficile paragonare è Federer a Cancellara. Difficile da... Cioè, voglio dire che questo oggi avremo sì un vincitore, ma non vinti. Non si può dire che la prima classifica sia meglio della seconda, terza o quarta, perché stiamo paragonando attività molto diverse tra loro, come ho capito, vero che ho capito? Sì. Ma visto che quando si dà un premio fa parte delle regole del gioco fare una classifica, ecco che ci sarà anche questa sera chi arriverà primo e chi arriverà... Quanti sono? Primo, secondo, terzo, quarto, no, ci saranno, no. Perché non è che c'è il sesto, ma non c'è il sesto. È complicato. È complicato. Vale. Qualcuno dirà, io non credo che il solo partecipare sia una bella consolazione dopo tanto sacrificio. Ma mai come in questo premio è più importante partecipare che vincere, perché oggi non parliamo del singolo partecipante. Oggi non si tratta di una questione personale, ma di qualcosa che l'imprenditore porta con sé, anche se a volte inconsapevolmente. Porta con sé la propria comunità, il territorio nel quale esercita la sua attività. E quindi oggi qui la cosa più importante è partecipare. Perché a vincere deve essere l'economia ticinese e il mondo imprenditoriale che in questo cantone produce e crea posti di lavoro. Lo scopo di questo premio all'imprenditore è far conoscere al grande pubblico le molteplici attività imprenditoriali in questo cantone. La giuria ha scelto appositamente società molto diverse una dall'altra, per dimostrare quanto ampio sia lo spettro delle attività nate e cresciute
in questo cantone. In finale sono arrivate società leader nel loro settore e che non temono la concorrenza internazionale, al massimo ne sono stimolati. La vita dell'imprenditore è fatta come la vita di tutti quanti, con alti e bassi, con cadute, successi ed insuccessi. È per questo motivo che io credo che non sia importante solo partecipare, ma che sia a pari passo importante sognare. Perché saper sognare è una delle componenti che accompagna il successo. Il sognare è la spinta dal profondo, è quella che ci insegna non a non cadere, ma a sapere rialzarci ogni volta e a cadere meglio la prossima volta, evitando di farci troppo male. Perché non esiste crescita senza dolore, non esiste vero successo se non è stato sofferto, perché, signori imprenditori, sapete bene che una conquista sofferta insegna, e nella vita non c'è migliore aliata che l'esperienza reale, e l'esperienza reale non può esistere senza sofferenza. E il buon imprenditore questo l'ha imparato a sua spesa. E sa che la chiave del successo sta nella capacità di continuare a sognare. Alcuni vedono le cose come sono e si chiedono perché. Altri sognano cose non ancora esistiti e si chiedono ma perché no. E ora diamo seguito alla premiazione di questi nostri vincitori. Grazie. E grazie mille Roberto Gerboles e non Rodriguez. Aspetta, perché magari non hanno capito. Non hanno capito, dici? Bassi, vieni giù. Allora, Roberto è un bravissimo attore, frutto della scuola Dimitri Diverso, ancora un applauso. Grazie. Per lui, è un attore versatilissimo, insomma. Grazie. Lo diciamo, Sara, c'è pure, mi sa, messo lo zampino anche nella parte iniziale. Lui è davvero argentino. Sì, sono argentino, questo è vero. No, è questo è vero. È un grande comunicatore, però, diciamolo, a scanso di equivoci, sì, non ha nulla a che vedere con l'Università della Svizzera. Niente. Italiana. Okay. Cancellate se avete scritto denunce, no, non c'entra niente. Io, cioè, no. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Thank you.
cosa. Tira! Thank you.
Thank you.
può andare. No. È andato. Poi quando ritorna, se ritorna, non credo che ritorni più. Non mi sento in papere aver reagito così, eh? Però non, no. Però non ho proprio sbagliato atteggiamento, no, no. Diciamo che mi sentivo un po' come un inviato in missione di pace. A questo proposito, i solisti Giulia, Alessandra e Laura, insieme al coro, canteranno Los niños queremos paz. Grazie. L'amore è una condizione che riguarda anche le piccole azioni quotidiane. Credo che la parola amore sia un po' inflazionata e per questo motivo perdiamo di vista il significato ampio di questa parola. Ci sono delle persone che vanno di casa in casa per ricavare fondi, per salvare le balene. Sì. Se lei apporta 20 franchi, potrebbe salvare una di queste balene. Salvo una balena. Perché no? 20 franchi. Noi siamo dell'associazione che si occupa di salvare le querce marine, che sono a rischio di estinzione. Con solo 20 franchi lei potrebbe salvare queste querce. Ma 20 franchi, salvo anche una quercia, perché no? Noi siamo una onlus che si occupa di salvare le lumache pigmee, già, è una specie di lumache che fertilizza la terra e sono in via d'estinzione. Con solo 20 franchi lei potrebbe salvare questa specie. Ma le devo salvare tutte io? No, non è proprio così. Noi tutti, solo insieme, possiamo salvare il pianeta, guarirlo e renderlo un posto migliore. Heal the world. Cantano i solisti Elisa, Micaela e Caterina. Particolare perché parleremo dell'amore. Rassicurare l'altro. Mi parlo.
detto che ti amo. Quanto mi ami? Ti amo tanto. Ma tanto quanto? Tanto quanto da qui al cielo. Cosa vuol dire tanto quanto da qui al cielo? Beh, vuol dire che ti amo tanto tanto. Ho un amore grande. Per andare al cielo ci vuole l'aereo. È un amore grande. Quindi un amore grande ma non infinito. No, non volevo dire che non è infinito, lo volevo dire un amore grande, è grande. Ma cos'è per te l'amore? Ma che cos'è l'amore? Ah, che domanda sei tu? Amore, l'amore. Ma che domande mi fai? Su, dai, l'amore. Ma tutti sanno cos'è l'amore. L'amore. Dai, l'amore. In due persone, no? E di tu e io, di me. L'amore. Sapete, no, cos'è l'amore? Ecco, in questi momenti, in questi momenti la voce di un'altra persona potrebbe essere importante. Ecco, la voce di un artista potrebbe essere indispensabile, come per esempio il titolo di questa prossima prima canzone. Riesci a sentire l'amore questa notte? Già, sentire. E sentire l'amore potrebbe essere la risposta giusta. Perché spiegare una sensazione? Un sentimento, la parola è difficile. È certo che le domande ci fanno crescere, ma a volte le risposte ci possono confondere. Ed ecco che lì è importante sentire, lasciarsi trasportare dall'amore. Può essere un'esperienza unica, fantastica. A questo proposito vi presento il coro che canterà Can You Feel the Love Tonight di Elton John. Grazie. La prossima canzone si intitola Vorrei incontrarti fra 100 anni. Beh, se ci troviamo prima meglio, mi fa venire in mente un detto che dice, appunto, è un detto, no? Un detto dice, no, perché non ho mai sentito un detto che non dice. No, forse esiste, per carità. Voglio dire, io non lo conosco. In ogni caso non sarebbe un detto, si tratterebbe di un... come non detto? Beh, il detto è il seguente. Per un sedantene è facile amare il prossimo, più difficile amare la prossima. Non l'ho scritto io, No, se qualcuno si è offeso... L'autore è stato Byron, già, me la prendete con lui. Bene. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Legami a te con il giuramento d'amore, io non sarò più una cattiva.
tu abitasse oltre oceano. Non esiterei a mettermi in mare per raggiungerti. Oh, Roberto, se anche tu mi ami, allora ti chiamo la schietta me. Ma se credi che io sia troppo facile da conquistare, allora aggrotterò la fronte, diventerò cattiva e mi negherò. E così avrai ragione di proteggiarmi, altrimenti giuro che non ti potrei negare niente per tutto l'oro del mondo. Il fatto è che sono proprio innamorata e tu dovresti credere che il mio comportamento sia figo. Cara Giulietta, per quella sacra luna lassù, in argento le cime di quegli alberi, io giuro. Non giurare sulla luna che è incostante e che si trasforma continuamente nella sua sfera. E per cosa dovrei giurare allora? Non giurare affatto. Forse proprio vuoi, giura sulla tua persona benedetta, che è il dio della mia idolatria e io non posso veramente di crederti. Sei caro amore del mio cuore. È troppo immediato, è troppo precipitoso, irreflessivo, assomiglia a un lampo che cessa di esistere prima che qualcuno abbia il tempo di dire lampeggia. Buonanotte, dolce amore mio. Ma Giulietta, mi lasci così? Sento delle voci in casa, devo andare. Buonanotte. 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 Bella storia che sta bene. Ma quella sera, io volevo essere appagato. E di che cosa volevi essere appagato? Beh, volevo. Avrei voluto. Avrei voluto qualcosa di più di un bacio. Qualcosa di più? Ma sì, lo sai. Qualcosa di più di un bacio. Lo sai, quelli che si incontrano, si piacciono. Ah, ho capito. Forse volevi sposarmi? L'altro ieri. Sì, forse
si riferisce al fatto che amare non è una cosa facile, è una cosa semplice, sì, ma a volte la semplicità non è sinonimo di facilità. Se lo fosse, saprebbero tutti, tanto non costa niente. Sì, amare può essere difficile, ma non impossibile. Con questo concludiamo la nostra serata. Dimmi come. Thank you.
Thank you.
Prendi con le mani.